Questo è Prince of Persia, Spirito Guerriero, il sequel di Prince of Persia, Le Sabbie del Tempo. E voi direte, ma va? Però questo è solamente per dire che avevo già fatto una serie, anzi è stata la mia prima serie, Le Sabbie del Tempo. Devo fare purtroppo una piccola premessa. Questo gioco contiene delle canzoni protette da copyright, credo. Non mi dovrebbero comunque strikeare il canale perché a me non interessa, non sono monetizzato e anche se lo fossi demonetizzerei la serie perché tanto non mi interessa. C'è anche delle canzoni fighissime, comunque sia io ho dovuto mutare delle canzoni, tipo in questo caso, per non correre troppi rischi. Se dovessi avere troppi problemi, o muto il tutto oppure metterò sopra un'altra canzoncina. Comunque vediamo. Ok, non dovrei avere più nulla da dire. Andiamo sul profilo. Nuova partita. Tipo, per esempio, adesso c'è sotto una bellissima canzone. Che secondo me non dovrebbe aver problemi. Adesso mi metto a pogare in camera. Questa tempesta non ha pietà! Dobbiamo agire rapidamente! Riducete le vele! Dobbiamo portarci sotto. Preparate le armi!
Uccidete. Ho voluto evitare delle battute scontatissime. Allora, vediamo se mi ricordo un po'. Facciamolo poi. Oh oh oh. Ho già perso vita però. Dovrei sistemare un po' l'audio. Un momento soltanto. Ok, che sennò me lo sparava nelle orecchie. Ah, yeah. Questo farà molto più male a te. Miracle Blade serie 3 perfetta. Come si raccoglieva? Allora, vediamo un po'. Nel frattempo ci sto. Sto cercando di riprenderci la mano, È lui che l'imperatrice vuole morta. Avvisate gli altri. Ora, allora, qualcosina me la ricordo. Cazzo. Non mi ricordo come si prendeva vita. Tutorial, movimento, tiene destra. Ecco, per esempio. Aspetta. Ok, ho dato un'aggiustata alla musica. Adesso posso proseguire. Mamma mia. Non dico che mi ricordo tutto, ma... Ci devo riprendere la mano. Allora, ok, con il mouse... Azzo, che spavento. Clic destro, bere l'acqua. Ok. Perfetto. Posso salvare? Continuazioni. No. Un altro filmato. No, a posto. Pom. Fortuna che questo titolo, al contrario delle sabbie del tempo, lo sto giocando con mouse e tastiera. Perché farlo con il pad è molto più scomodo. Ah, c'è un altro. Aspetta, aspetta. No, 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 non ti incastrare. Dai. Era molto più scomodo prima. Allora, siamo già arrivati al primo boss di questo tutorial. Non riuscirai mai. Complimenti sempre per le inquadrature. Spera che sia così. Ok. Allora, qui c'è un trucchetto per farla abbastanza facile. Aspettiamo che Shady concluda la sua combo. E poi attacchiamo. Sempre se ci fa attaccare. Riprovaci. Un po' alla Dark Souls. Non dobbiamo essere avidi. Muoviamoci un pochettino. E riattacchiamo. Troia. No. L'imperatrice sarà lieta del nostro successo. No, vedi, ho attaccato prima, sono stato un po' avido. E questa mi ha inforchettato. Tutto prego. Qui quello che sai fare. Vai. Ok. Molto semplicemente.
Poi ci sarà anche un time event. E tu ti definisci un maestro della spada? No, ho sbagliato, ho fatto un'altra mossa. Intanto, secondo me, ecco, tipo qua c'è il time event, dove devi premere ripetutamente. Però Shadi non vale, eh. Mi stai stancando. Allora andiamo un po' indietro. Prego, prego. Sì? Non c'è posto per te su quest'isola. Sì? Mi stai stancando. Dai, fai quella mossa. Oh, state attenti di... perché sennò vi inforchetta, eh. Fateli sempre fare quella mossa. Poi sempre attenti con il click destro per ripararvi. Mi ha messo un po' all'angolo. Pare che l'imperatrice abbia sottovalutato le tue capacità. L'imperatrice. Eh già. Ci toglie le spade. Ci dà due botte. E lei ha vinto. L'isola del tempo. Il luogo dove le sabbie sono state create. Il luogo da cui il Maharaja rubò la clessidra. E se io riuscissi ad arrivare su quest'isola? Si dice che il Maharaja vi abbia trovato dei portali che permettono di tornare indietro nel tempo. Indietro nel tempo? Da dove provengono le sabbie? Quando il nostro esercito arrivò al palazzo del Maharaja, accadde qualcosa di terribile. Trovasti le sabbie del tempo. Peggio. Le aprì. Chiunque apra le sabbie morirà. Fui costretto a uccidere i miei compagni. I miei cari. Ma ora sei inseguito da un'orribile bestia. Per la prima volta in vita mia, ho paura. E morirai. Ho usato le sabbie per riportare indietro il tempo, come se la clessidra non fosse mai stata aperta. La bestia, il Daaka, è il guardiano del corso del tempo. Tu dovevi morire, quindi ti troverà e si assicurerà che il tuo destino si compia. Preferisco tentare che attendere qui la morte. Follia! Anche se riuscissi ad approdare sull'isola, dovresti affrontare l'imperatrice del tempo. Viaggerò a ritroso nel tempo e impedirò la creazione delle sabbie. Senza le sabbie, il Daaka non avrà motivo di uccidermi. Allora vai. Mio principe, ma ricorda, il tuo viaggio non avrà un lieto fine. Non puoi cambiare il tuo destino. Nessun uomo.